Professore Andreatta, quali sono gli assaggi di geometria che ci proporrà nello spazio di un caffè? Dunque, nello spazio di un caffè posso proporre proprio solo pochi assaggi. La geometria è una disciplina molto vasta e molto antica. Geometria significa misura della terra, quindi parlerò sicuramente della forma della terra, che è una sfera, parlerò della sfera e del tentativo che molti matematici nel corso dei secoli hanno portato avanti nel costruire delle cartine geografiche, di spianare la sfera. Forse il più bello, il più riuscito è quello di un matematico olandese del 1500, matematico e mercante, si chiamava Mercatore, che ha costruito una proiezione speciale della sfera sul piano, ha costruito i primi atlanti geografici che preservano le forme e gli angoli, quindi uno strumento ideale per i navigatori del tempo, uno strumento tuttora in uso. Le Google Map usa esattamente la proiezione di Mercatore per raffigurare le mappe. E, essendo in un caffè, parlerò anche un pochino della topologia, e cioè di quel tipo di geometria che fa vedere come la tazzina del caffè è esattamente equivalente a una ciambella, come si possa modificare e come sia diversa invece dalla sfera. Introducendo la topologia, mi piacerebbe poi arrivare a parlare di alcuni risultati molto belli che la geometria ha ottenuto in questi anni recenti, per esempio la congettura di Poincaré, la soluzione di questo problema che caratterizza la sfera come l'unico oggetto con una particolare proprietà, la semplice connessione, e la caratterizza non solo la sfera duodimensionale, ma la sfera in ogni dimensione. Un problema antico, quest'anno è stato definito il problema del millennio, chi lo risolveva aveva diritto a un premio di $1 milione, ed è stato risolto qualche anno fa da un russo, Gregory Perelman. Ecco, un pochino di questi assaggi. Un assaggio particolarmente gustoso riguarda geometria e pittura. Sì, geometria ed arte in generale, appunto. La geometria, io penso che sia, come tutti gli adepti da Pitagora in poi, penso che sia un'arte lei stessa. Le forme geometriche che studiamo, i solidi platonici, la sfera, sono oggetti molto belli. E nella pittura la geometria ha avuto delle grosse influenze reciproche, ci sono state influenze reciproche tra pittura e geometria. Nel Rinascimento italiano è stata inventata la geometria, la pittura prospettica e quindi la geometria proiettiva, grazie al lavoro di Piero della Francesca, Leon Battista Alberti e tanti altri pittori dell'epoca che hanno creato questa disciplina. Oggi i risultati della geometria proiettiva si applicano viceversa all'arte visiva, si pensi per esempio ai cinema in 3D o ai cinema di animazione che fanno pesantissimo uso di tecniche geometriche molto sofisticate che derivano appunto dalla geometria algebrica. La geometria quindi non è soltanto una materia scolastica? No, di sicuro no. È sicuramente anche una materia scolastica. Lo studio dello spazio è una cosa che dobbiamo imparare sin da quando siamo piccoli, come dobbiamo imparare a usare la parola e scrivere il linguaggio. Ecco, la geometria è partita studiando gli oggetti che popolano lo spazio, abbiamo imparato a studiare la retta, il cerchio e cose di cui oggi tutti noi facciamo un uso continuo. Se vogliamo andare da una parte all'altra, diciamo, cerchiamo sempre il percorso più breve, che è lungo una retta. Però diciamo, non è solo una disciplina scolastica, è una cosa che ha anche diciamo, molte applicazioni. L'uso della geometria oggi è importantissimo in tante scienze, di sicuro nella fisica, si pensi a Newton che usava la geometria euclidea, Einstein che usava la geometria differenziale, ai fisici moderni che studiano la cosmologia e che usano gli ultimi aspetti, gli ultimi risultati della geometria, ma si pensi anche alla biologia, che fa un uso molto pesante della geometria in questi anni per capire la struttura del genoma, la forma delle molecole. Di Roy Hood, padre del genoma americano, sostiene che appunto oggi c'è bisogno di una geometria nuova che interpreti queste strutture biologiche che stanno scoprendo. Il collega Bernd Sturmfeld sostiene che questa geometria è la cosiddetta geometria tropicale, che noi stiamo studiando anche qui a Trento.
E poi la geometria è anche utilizzata in architettura, per esempio, o in ingegneria. Costruire un ponte o costruire un edificio, c'è molto bisogno di geometria, anche della sua forma più semplice, come la topologia. Ed è quello che in questi anni sta usando un architetta d'avanguardia, Zaha Hadid, che basa tutta la sua struttura architettonica sulla topologia. Lei poi sostiene che appunto la geometria è anche alla base del metodo logico-deduttivo. Ci vuole spiegare questa affermazione? Beh, certamente, diciamo, la geometria si basa da Talete, Euclide in poi su un metodo logico-deduttivo. Ci danno delle ipotesi di partenza e da questo, con delle inferenze logiche, si derivano delle proposizioni che, come dice Platone, non sono più opinioni vere, ma creano davvero la scienza. Cioè la differenza tra le opinioni vere e la scienza è un meccanismo basato sulla causalità che rende stabili queste cognizioni, le rende obiettive, le rende vere. Ecco, quindi la geometria è chiaramente basata su questo metodo logico-deduttivo, ma al tempo stesso anche su un'intuizione e una fantasia continua che crea nuovi oggetti geometrici, che crea nuove strutture e che poi, diciamo, le classifica grazie a questo metodo logico-deduttivo della geometria.